deve guarire me dal desiderio di volervi spiegare che la filosofia ha una funzione importantissima nella vita di chi la assume. La filosofia pone tre domande fondamentali. Allora, e non ha importanza se le pone oggi, con la totalità delle conoscenze acquisite, o le poneva 2400 anni fa nell'antica Grecia. Non ha importanza, perché è il porre della domanda che mette in moto e che è la ricerca della risposta, e la ricerca della risposta vale più della risposta ottenuta. La prima domanda è: chi sono io? Conosci te stesso, Gnotis autonomus. È ancora scritto sull'oracolo di Delfi, Gnotis autonomus. Conosci te stesso. Ma tu conosci te stesso, te lo puoi dire oggi, come te lo dicevi come se lo chiedevano 200 anni addietro, o 1000 o 2000, conosci, o nell'antico Egitto. Chi sono? Ecco, conosci te stesso. Da qui poi, dalla ricerca, la risposta a questa domanda, nasce la psicologia, nasce tutte queste indagini che si canalizzano in discipline scientifiche positiviste. Perché, parliamoci chiaro, la scienza è positiva, positivismo. L'altra domanda è: cos'è la realtà? Cioè il mondo, conosci il mondo? Il mondo in cui sei immerso, di cui fai parte, da cui non puoi mai totalmente straniarti, che ti, con cui interagisci. E qui nasce, per esempio, che cos'è il mondo, come è fatto il mondo, come funziona, quali sono le sue leggi, qual è la materia che costituisce il mondo, la fisica newtoniana, la fisica dei presocratici, la fisica aristotelica, la fisica newtoniana, la fisica quantistica. Risponde a una domanda: io voglio conoscere la realtà esterna. E poi anche al di là, no? Cioè l'universo, il cosmo. E la terza e fondamentale domanda è: chi è all'origine di tutto questo? Cioè c'è un'origine. Quindi la domanda teologica, domanda su un Dio creatore, sugli dèi creatrici, da l'origine, cioè che cos'è che permea dappertutto il mondo, cioè l'origine del tutto. Allora, se noi capiamo questo, capiamo che non c'è scampo, cioè la filosofia è la portatrice della conoscenza, semplicemente ponendo la domanda. Se noi trasferiamo questa visione sistemica in una situazione individuale, di vita particolare, ci rendiamo conto di quanto la filosofia può trasformare positivamente la vita. Ma queste tre domande, cioè chi sono, il mondo e l'origine, tessono, cioè fanno da tessuto, da trama, della quarta domanda. E cioè, che cosa in quanto uomo io devo fare? Che cosa faccio? Come? Qual è il mio compito? Che cosa? Quindi, da qui nasce l'etica. Io, sapendo chi sono, so anche cosa posso fare. Conosco i miei limiti, so
e conosco le mie aspirazioni a superare quei limiti. Conoscendo il mondo, quindi so come operare. Conosco le sue leggi, le forme della materia, quindi so come operare. E quindi, poi, essendo in comunione con l'origine di tutte le cose, terza domanda, e quindi la risposta è, e in comunione faccio in armonia. Quindi creo questo rapporto armonico con l'intenzione originaria del mio essere al mondo. Quindi, chi sono? Cos'è il mondo? Qual è l'origine? Mi danno la risposta, mi permettono di agire e quindi di rispondere alla domanda che cosa faccio, come, cosa faccio. Allora, in questo senso, l'agire umano diventa il punto di incontro di tutte le forme di conoscenza. Tutte le forme di conoscenza convergono nell'agire umano. Il triangolo iniziale si espande nel quadrato e quindi si passa alla realizzazione. Che cosa ho annotato qui? Il triangolo iniziale si espande nel quadrato della realizzazione. Se io, chi raggiunge questa comprensione può anche capire cosa vuol dire compimento. Essere realizzazione. Questo discorso che sembra distante, sembra diciamo pesante oppure diciamo per gli accademici è semplice e per i non accademici è un discorso che può sembrare astratto, ma in realtà io rispondo a entrambi se dico che questo è lo schema della importanza, lo schema che mostra come la filosofia è fondamentale all'esistenza umana. Cioè, non è possibile estrapolarla dal nostro essere uomini. Se non vogliamo essere uomini, possiamo essere altro. Ecco, volevo fare questa breve comunicazione.